Salve a tutti e benvenuti a questi nuovi Jolly in pillole che vertono sul commento di una recente sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, del 7 febbraio scorso, la numero 1289, inerente alla qualificazione di un murales come intervento edilizio di manutenzione straordinaria. È un argomento particolarmente interessante, innovativo, per cui ho ritenuto di doverlo commentare e a seguito del commento ho fatto stesura di un breve decalogo nel quale troverete i termini più interessanti da approfondire e da ricollegare alla sentenza. Partiamo dalla massima. La realizzazione di un dipinto murale a carattere decorativo determina la trasformazione della facciata dell'edificio, come tale non può essere qualificata come intervento di manutenzione ordinaria, ma va qualificata come intervento di manutenzione straordinaria. Essa comporta infatti una irreversibile trasformazione, anche solo visiva, del territorio, poiché è destinata a permanere nel tempo secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell'immobile, il quale deciderà se rimuoverla e quando rimuoverla. Qual è il fatto? Il comitato civico di un quartiere comunica a mezzo PEC al presidente di una municipalità e all'assessore alla manutenzione urbana della stessa municipalità l'intenzione di realizzare sulla facciata esterna un dipinto murale, allegando a questa comunicazione il parere favorevole e formale del consenso dei condomini. Il soggetto riprodotto era un adolescente del quartiere deceduto in circostanze connesse allo svolgimento di una rapina e seguivano a questa comunicazione numerose altre che vedevano coinvolti il presidente e l'assessore della municipalità predetta, l'assessore ai lavori pubblici, il comando provinciale dell'arma dei carabinieri. Il dipinto veniva effettivamente realizzato da una nota street artist e con determina dirigenziale del Comune di Napoli, area urbanistica, servizio antiabusivismo e condono edilizio, si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi. Ricevuto tale provvedimento, il condominio, per il tramite del proprio amministratore, presentava istanza di autotutela ai competenti uffici comunali per ottenere l'annullamento in sede amministrativa dell'ordine di rimozione del dipinto murale, ma questa istanza non seguiva risposta da parte dell'amministrazione. A seguito della formale richiesta presentata dall'amministratore condominiale, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Napoli esprimeva parere favorevole, dichiarando che il fabbricato sul quale era stato realizzato il dipinto non era sottoposto a vincoli storico-artistici né monumentali, né avesse i requisiti di interesse artistico, storico e archeologico. Il condominio dunque presentava una CILA in sanatoria che veniva dichiarata improcedibile con una disposizione dirigenziale dello sportello unico dell'edilizia. Il condominio proponeva ricorso dinanzi al TAR per la Campania chiedendo l'annullamento dell'ordine di rimozione del dipinto. In pendenza di giudizio interveniva in nulla osta della soprintendenza in risposta ad una nuova istanza. E con disposizione dirigenziale anche la seconda CILA era dichiarata improcedibile. Dunque il condominio proponeva ricorso per motivi aggiunti nei confronti dei due provvedimenti intervenuti, con i quali lo sportello unico dell'edilizia aveva dichiarato improcedibili le due CILA, e il TAR per la Campania in parte dichiarava improcedibile, in parte respingeva sia il ricorso introduttivo che il ricorso recante motivi aggiunti. Cosa si chiede quindi? Cosa chiede il condominio? La riforma della sentenza del TAR che ha respinto il ricorso introduttivo, nonché il ricorso recante motivi aggiunti. In particolare, si chiede l'annullamento di una serie di atti e di provvedimenti, ovvero la determina con la quale è stato disposto l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi per un'opera abusiva realizzata sulla facciata del fabbricato, la disposizione dirigenziale emessa dal Comune di Napoli, di rigetto dell'istanza di CILA in sanatoria dell'opera murale, è la disposizione dirigenziale emessa dallo stesso comune di rigetto della seconda istanza di CILA in sanatoria. Quali sono i motivi di impugnazione? Errore in giudicando, erroneità della sentenza per carenza e illogicità della motivazione nella parte in cui rigetta la censura di violazione dell'articolo 7 e seguenti della legge 241 del 90 in tema di obbligo di comunicazione di avvio del procedimento all'interessato.
Essa non è stata preceduta dalla formale comunicazione di avvio, quanto più necessaria nel caso di specie, dal momento che una formale comunicazione avrebbe messo nella commissione il condominio, per il tramite del suo rappresentante, di avviare prima le pratiche relative alla presentazione della CILA in sanatoria. Erro giudicando per erroneità della sentenza per carenza e illogicità della motivazione nella parte in cui rigetta la censura relativa all'obbligo incombente sull'amministrazione di attivare il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo, ovvero della CILA, per la realizzazione dell'intervento, nonché per eccesso di potere nella figura sintomatica dell'errata ricostruzione dei fatti e del difetto di istruttoria. Infatti, il TAR, nello scrutinare l'analoga censura proposta in primo grado, avrebbe dovuto prendere atto della sussistenza del formale consenso alla realizzazione dell'opera murale del condominio. E a ciò si aggiunga che questo consenso è stato ribadito per ben due volte dalle vicine in sanatoria. Prima per difetto di istruttoria e la seconda per improcedibilità. Se la prima CILA è stata ritenuta non accoglibile poiché non era stato rilasciato il parere della soprintendenza, quando questo è intervenuto, il Comune non avrebbe potuto non assentire alla seconda CILA. Dunque il TAR, nel respingere il secondo motivo di ricorso, ha aderito alla tesi del Comune di Napoli, secondo cui l'intervento avrebbe considerato alla stregua di un'opera di manutenzione straordinaria, dunque contrastante con l'articolo 69 delle norme di attuazione alla variante generale del PRG. E ancora, erro rivendicando, per erroneità della sentenza, per violazione e falsa applicazione di legge, in particolare norme di attuazione alla variante del PRG della zona del centro storico, eccesso di potere nelle figure del travisamento dei fatti e dei presupposti giuridici per i quali si qualifica l'opera murale, e il condominio appellante torna dunque a lamentare la mancata considerazione del contenuto recato nel nulla osta espresso dalla soprintendenza. Quali sono le motivazioni di impatto in diritto della decisione del Consiglio di Stato? Qual è il nodo principale riferito al contenzioso? La qualificazione edilizia che va assegnata a un dipinto murale. Infatti è evidente che la decisione che il Collegio deve assumere è perimetrata con riferimento al solo scrutinio sulla qualificazione dell'opera dal punto di vista edilizio paesaggistico, non al rispetto delle disposizioni che disciplinano la trasformazione del territorio in cui insiste il fabbricato su cui è stato realizzato. L'operato dell'amministrazione non potrà che essere sindacato solo alla stregua del rispetto nell'adozione dei provvedimenti impugnati della disciplina edilizia e vincolistica che è applicabile al caso di specie. E appare evidente che la realizzazione del dipinto murale sulla facciata di un palazzo è una trasformazione di questa facciata ed è una trasformazione irreversibile. Vi è poi anche un breve accenno alle origini del termine murales. Molto interessante, quindi diciamo che sono degli spunti anche simpatici da trarre da questa sentenza. Vengono infatti assunti con riferimento al singolo dipinto un'espressione che invece è un'espressione plurale, ovvero murales. In proposito, va detto poi che il murales ha un carattere innovativo, non può essere qualificato alla stregua di una semplice attività manutentiva rientrante nell'attività di edilizia libera, così come sostiene il condominio appellante. Il rinnovamento dell'aspetto originario della facciata attraverso un dipinto che è destinato a caratterizzare in maniera innovativa la facciata, in maniera immediatamente percepibile alla vista comune, può ricadere nella disciplina solo della manutenzione straordinaria e non di quella ordinaria, poiché non è l'innovazione dell'aspetto esteriore della facciata o della parete di un edificio con l'occupazione della stessa. Non costituisce questa modifica un'opera di manutenzione ordinaria ma straordinaria. Infatti, per le opere esterne, si considerano straordinarie quelle che non ripropongono aspetti preesistenti, ma comportano delle modifiche essenziali alla facciata stessa. Dunque, l'intervento è stato realizzato in assenza di previa richiesta e di previo rilascio del titolo abilitativo necessario e dunque tutte le considerazioni messe in evidenza dal Comune devono essere ritenute legittime. Dunque, il potere esercitato da quest'ultimo nel reprimere l'abuso edilizio costituito dall'aver realizzato opere di manutenzione straordinaria senza avere richiesto il necessario titolo abilitativo,
va qualificato di tipo vincolato, poiché per la sua adozione, per giurisprudenza ormai più che stratificata, non è necessaria, ci dice il Consiglio di Stato, la comunicazione di avvio del procedimento di quell'articolo 7 della 241 del 90. Quindi il primo motivo di appello si considera infondato. Anche il secondo va considerato infondato, perché appunto occorre mettere in evidenza che tutti i requisiti richiesti per ottenere il titolo abilitativo non possono essere assorbiti dal parere favorevole della soprintendenza. C'è un'analisi approfondita nella pronuncia in merito. Si ribadisce inoltre che la realizzazione di un'opera edilizia, nella quale, per quanto si è detto appunto nella sentenza, rientra un dipinto murale, è destinata a permanere nel tempo, secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell'immobile, che deciderà se rimuoverla o non rimuoverla, pur sempre chiedendo il rilascio del titolo abilitativo necessario alla trasformazione. Dunque, la realizzazione a carattere decorativo assume le caratteristiche di un intervento edilizio in ragione della complessità dell'eventuale rimozione, ma questo aspetto immateriale non incide sulla qualificazione giuridica dell'opera, che è irreversibile, e dunque è un intervento di manutenzione straordinaria. Per questi motivi non si possono accogliere i motivi di appello del condominio, e se ne deduce quanto abbiamo ribadito diffusamente, ovvero la realizzazione di un dipinto a carattere decorativo determina la trasformazione delle facciate in maniera irreversibile, va qualificata come intervento di manutenzione straordinaria, ne deriva un'irreversibilità della trasformazione anche solo visiva del territorio circostante, poiché è destinata a permanere nel tempo. Detto ciò, arriviamo per concludere al decalogo. Quali sono i termini da approfondire? Sussidiarietà orizzontale, interviene un comitato di quartiere. Cosa si intende per potere amministrativo? Cosa si intende per il principio dell'affidamento del terzo? Perché c'era stato un parere favorevole e quindi il condominio riteneva di poter basarsi su quello. Che cos'è un provvedimento amministrativo favorevole? Quali sono le tipologie esistenti nel nostro ordinamento? E quali sono i provvedimenti amministrativi sfavorevoli? Cosa si intende per attività amministrativa vincolata? E la sua differenza con l'attività amministrativa discrezionale? Cosa sono i pareri? E in che cosa consiste l'attività consultiva della pubblica amministrazione? Cosa si intenda per procedimento di istanza di parte? Che cos'è la comunicazione di avvio del procedimento? Ricordo che tutta la 241 deve essere sempre conosciuta alla fine non solo dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ma è essenziale per il superamento dei concorsi presso le medesime. Cosa si intende per autotutela? Che cos'è un errore giudicando? Quali sono i vizi formali e i poteri del giudice amministrativo? Cosa si intende per permesso di costruire, per SCIA e per CILA? E quali sono le differenze che li intercorrono? Che cosa si intende per condominio e sua rappresentanza? Ricordiamo che il diritto civile è spesso oggetto di materie nei bandi presso le pubbliche amministrazioni. E infine la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria. E questo per oggi è tutto, vi lascio a disposizione le slide in cui troverete i link per poter leggere per esteso la sentenza che abbiamo commentato. Ci vediamo prestissimo, buon proseguimento di giornata.